Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Dookie. But don't tell anyone. Oh, Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? E rieccoci qua, ragazzi, secondo giorno per noi. Conosci il potere del frutto di Popo? Ok, volevo vedere se cambiava effettivamente qualcosa. Ok, era quello che volevo dirvi. Tipo la sfida, ok, ci può fare la stessa cosa, ok. Ok, praticamente come inizia questa storia? Con tre ragazzini di una decina d'anni che stanno vivendo quest'estate. E chiaramente classico, no? Due maschietti, la femminuccia, entrambi che sembrano comunque interessati, no? Alla fanciulla di turno. È la classica storia che però sta per rivelare veramente tante sorprese. Allora, adesso possiamo muoverci. Il frutto di cui e Titus, oggi esploriamo un po' l'isola. Hanno tutti da dire qualcosa? Ok, il posto segreto. Tutte cose che ci indirizzeranno ad altro. Ok, perfetto. E ovviamente ci fa ricombattere. No. Ok, cancello l'obiettivo, non perdere di vista. Ok. Posto segreto, non ci andremo adesso. Andiamo a parlare anche un attimo con Tidus, poi andremo da Kairi. Ok. Stai diventando forte. Vero, infatti abbiamo perso. Perché il bastone penetra? Penetra in Sora. Vabbè, comunque andiamo da Kairi, che è sempre qui. Adesso abbiamo anche la possibilità di esplorare un nuovo posto, una nuova zona. Comunque stavo dicendo, ragazzi, il frutto Paopaoli, come si chiama, è effettivamente molto significativo per la storia. Ricordatevelo, la leggenda che ci ha detto Sophie, mi sembra si chiama Sophie, è effettivamente vera, e ricordatevelo, vi dico solamente questo. Comunque parliamo un attimo con Rigo, adesso è importante. Ehi Sora, la zattera non ha ancora un nome, vediamo, che ne dici di Highwind? Tu come la chiameresti? Va bene Excalibur, ragazzi, sì. Però ragazzi, qua mi devo applicare, qua non esigo la sconfitta. Excalibur, ok, come la spada nella roccia ovviamente. D'accordo, allora, come al solito, forza. Ragazzi, ci risiamo, d'accordo, io farò l'arbitro. Vale la solita regola, qualsiasi percorso va bene. Sì, bisogna arrivare lì senza cadere, ragazzi, dai. Si può fare, l'ho sempre fatto, ce la farò, dai. Il primo che tocca la stella e torna indietro ha vinto. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Paopu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Paopu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Ok, ragazzi, allora, quando sono queste piccolissime scene posso anche non tagliare.
cioè non togliere la webcam, ragazzi, mi devo concentrare, devo vincere. E allora io faccio questo percorso, fidatevi di me, è il percorso giusto, ragazzi, fidatevi di me. Si fa prima, si accorcia, si taglia, fidatevi di me, fidatevi di uno che ne ha viste di cose qui. Salta, salta, salta e salta. Ok, siamo arrivati prima noi, adesso bisogna tornare indietro, forza, dai, ce la facciamo, senza che Sora si impanichi in qualcosa. L'unica cosa, questo salto potrebbe fregarci, ma non è così. Molto bene, sali qua sopra, salta, uno di questi cosi dovrebbe rompersi, ma invece no, ragazzi, invece no, abbiamo vinto, almeno questa Riku la vinco io, 1-1, perfetto, ok. Splendi pietra, sì, se vinci questa gara è un oggetto in più. Ehi, calma, dopo tutto è solo un nome. Me ne frega nulla, devo vincere. Me ne frega nulla. Chiaramente c'è pure un altro percorso. Ok, fatta la sfida, perfetto. Adesso vi faccio vedere l'altro percorso. Innanzitutto qua attenzione che quasi cade. Esatto, appunto, volevo mostrarvelo. Allora, qua si può prendere dell'acqua, ma non è questo il momento di prenderla. Se non sbaglio, beh, qua ci sono dei funghi. Ah, che mi fa prendere già adesso. Ok, va bene, comunque io posso salire qua. Vorrei prendere quello scrigno. È lì. Vabbè, so come ci si arriva. Qua, ragazzi, basterebbe saltare. Anche se non ce la fa fare. Comunque, allora, da qua mi sembra non ci sia nulla. Vorrei parlare con calma, ragazzi, la telecamera di questo gioco. Uff. Comunque, dai, iniziamo a parlare un attimo con Kairi e poi inizieremo a muoverci liberamente. Vi farò vedere un po' tutto. Oggi raccogliamo le provviste per il viaggio. Vediamo, Sora, tu cerchi un uovo di gabbiano, 3 funghi, 2 noci di cocco, 3 pesci e riempi questa d'acqua. Ma non dall'oceano. Bottiglia vuota. Riporta tutto qui. Se hai bisogno di qualche aiuto, chiedi pure. Ok, allora. Innanzitutto un funghetto l'abbiamo già preso. Un altro sta qui, sono 3. Ok. Allora, le noci vanno prese qui andando a colpire questi alberi. Vedete che cadono delle noci? Ma se siamo fortunati potrebbero cadere anche altre noci di un altro colore. Ma per il momento siamo sfortunati. Continuiamo ad esserlo. Eccola qui. Questa è una noce. Se non sbaglio ne servono 2. Ok. Io mi soffermo su questo albero, ma si può fare su tutti gli alberi che vedete che sono colorati in un altro modo. Eccoci qua, perfetto. Allora, andiamo un po' in esplorazione, ragazzi, dai. Questo è un gioco che ci prenderà tantissimo tempo, perché io non mi porrò limite a livello di durata dei video, diciamo così. Qua si può passare, ragazzi, la spiaggia, che è dove ci manda. Ci manda qua sotto. Ok, ho capito. Però un'altra cosa che vorrei fare è quella di, innanzitutto, qua l'acqua dovrei poterla prendere, vediamo. Sì, perfetto. Aspettate un attimo. Tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa. Noi stiamo costruendo una zattera, ma qua ci sono delle barche. Quindi è sempre un po' così. Un pesce. Dai, che sono 3 i pesciolini da prendere. Eccolo lì un altro. E anche il terzo. Perfetto. Poi, gli uovi di gabbiano. Andiamo di qua. Salta qui. Allora. Salta. Forza. Ok, saliamo qui e dovrebbe darmi l'uovo di gabbiano, perfetto. Ora, già che mi trovo, vorrei andare un attimo di qua. Vorrei tornare un attimo di qua, scusate, la paia, e andare un attimo lì dietro. Provo a farvi vedere il percorso fatto come si deve. Andrebbe fatto così, saltando. Però prima voglio prendere un attimo sto coso. La posso sollevare, benissimo, grazie. Piano 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 piano. Allora, in questo caso non va lanciato, perché se viene lanciato sarà distrutto. Invece, premendo cerchio, pup, lo lascio e basta. Ok, perfetto, volevo fare questo e fare così. Benissimo, con l'Ana Protect. Vediamo un po' gli oggetti che ci hanno dato. Vabbè, queste sono le cose da dare a Kairi. Una gran pozione, che è un oggetto importante, la splendipietra. Pietra brillante, non sembra che serva a molto, ma forse ha qualche valore. Sì, ha qualche valore.
Vabbè, preleva, posso mettere altri oggetti ovviamente. Non ho più oggetti, ok. Le armi, ho sbloccato la collana Protect che aumenta di 1 la difesa e noi la equipaggeremo. Non ho ancora abilità e possiamo andare a che livello? Già sto a livello 3, bene, utile. Ok, detto questo, continuando il percorso, bisognerebbe salire qui. E questa volta dovrebbe, spero, agganciare qui. No, 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 perché è caduto? Stupidino. Non dovrebbe cadere. E me lo fa rifare? Ritorna qui dietro, vediamo. Comunque basterebbe saltare senza premere nulla. Però purtroppo non c'è più la freccia lì. Vabbè. Vabbè, comunque avete capito come funziona. Adesso l'unica cosa che devo fare è un'altra. Vediamo se ci riesco passando di qua. No. Vabbè, facciamo il giro come prima. Bisognerebbe andare un attimo di là, perché ho preso i pesci, ho preso l'acqua, mi manca solamente un fungo, se non sbaglio, e poi dovrei aver preso tutto. E per prendere il fungo, ragazzi, vi ricordate la cosa che ci ha detto prima l'altro ragazzo lì, che ci lancia le palle addosso? Che detto così suona male, però dovrebbe esserci un passaggio segreto esattamente qui. Diamo un'occhiata, ragazzi, luogo segreto. Ok, eccoci qua. Allora, questo è un posto molto interessante, con disegni molto interessanti, ragazzi. Qua a livello di lore e tutto c'è tanto da guardare. Però la cosa che ci interessa ora è prendere questo fungo. Ok. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Ok, ragazzi, ok. Non ha niente di strano. Ma quell'uomo com'è arrivato fin qui? Ok, ragazzi. E qua è... Questa scena c'è già tutto a livello della storia, di tutta la storia, appunto, della saga, eccetera, eccetera. Comunque, la cosa che ci interessava adesso è prendere il fungo. Abbiamo visto la scenetta con Kari, molto bella. E abbiamo visto quest'uomo con una voce bella possente. E vediamo un po'. Adesso vorrei salvare un attimo. Ok. E direi che possiamo avanzare. Anche se vabbè, questa è una cosa mia, ma forse mi fermerò un attimo io con la registrazione. Ok, raga, possiamo andare avanti. Tutto pronto, si continua. È passato qualche giorno dall'ultima sessione di registrazione, perché appunto, come vi ho detto, è un nuovo giorno per me.
E infatti non mi ricordo manco che cosa devo fare. Ricordo che l'ultima cosa che ho fatto è stata andare a prendere il tronco. Quindi io, cioè nel senso, il fungo nel posto segretissimo. Io credo che debba semplicemente andare a parlare con Kairi, che siamo caduti. L'acqua l'ho presa? Non ricordo. Evidentemente sì. Ok, andiamo di qua. Quindi proseguiamo, andiamo avanti. La dolce Kairi è qui. Dovremmo aver fatto tutto. Sto facendo una collana con le conchiglie Thalassa. In passato i marinai indossavano sempre le conchiglie Thalassa. Si diceva che portassero fortuna per il viaggio. Sto facendo il portafortuna, quindi. Lo vedi questo? Infatti. Ci aiuterà a ritrovarci se mai dovessimo perderci. Noi tre staremo insieme per sempre. Ok, riparliamoci. Grazie, Soria. Oggi ho trovato qualcosa anch'io. Prendi. Gran pozione, perfetto. Sei stanco, puoi tornare a casa? Sì, possiamo andare a casa. Domani è grande giorno, dovremmo riposare. You know, Riku has changed. What do you mean? Well, you okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first, but now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great. What could this mean? It means we'll just have to trust the king. Gosh, I sure hope he's all right. Don't worry. Don't worry. We'll find the king and the king. Thank you, both of you. This is, can you take care of them? Of course. You be careful now, both of you. To chronicle your travels, he will accompany you. Over here! Cricket's the name. Jiminy Cricket at your service. We hope for your safe return. Please help the king. You're coming too!